sfortunato. Non ho nulla. Non ho un iPhone 14. Non ho la PlayStation 5. Manco il monopattino elettrico. Io non ho l'iPad, i follower su Instagram, la mia camera, sono costretto a condividerla con mio fratello. La fortuna si è dimenticata di noi. È stata avara, non ci ha dato nulla. Sono super felice e non è tornata a casa dopo un lungo periodo in ospedale. Finalmente, ora sarai più serena. Seguimi, gli altri ci stanno aspettando. Ciao ragazzi! E non è tornata a casa. Ok, e beh? Sono così felice, sono davvero fortunata. Beata te, la fortuna quando ci vede scappa. Non abbiamo nessun motivo per essere felici. Perché? Brutto voto a scuola. Ma che? Non abbiamo niente. Non abbiamo un iPhone, non abbiamo un monopattino elettrico. Manco una PlayStation. Non abbiamo un iPad, dei follower su Instagram e io non ho nemmeno una camera singola. Io vorrei qualcuno che facesse tutti i giorni comito al posto mio. Non abbiamo niente di tutto questo. Siamo sfortunati, senza nessuna ricchezza, diciamo. Ma... Save, Saverio, sembra una testa fra le nuvole. Ciao. Vieni. Scrivi? Una lettera al mio cugino, vive in Germania. Manda un messaggio, fai prima. Saverio non ha il cellulare, non ha nulla, neppure i genitori. Ma tu, non hai mai desiderato un iPhone? Ti capisco, amico mio, anche a me manca tutto. No, ci ha chiamati Saverio. Allora, aspettiamo. Sì. Siete proprio sicuri di non avere nessuna ricchezza? E tu, Marcello? Come no? Vedi, io non ho nulla. Vieni qui. Prendi questo. Ora guardati. Hai due splendidi occhi. Li cederesti per un iPhone? No, sei matto. E tu, Bruno? La daresti una gamba per un monopattino elettrico? No, ma che è? Michela, vieni. Prendi queste.
Una mano la daresti per dei follower su Instagram? Certo che no. Venite. Allora non vi lagnate. Siete molto più ricchi di quello che credete. Avete tanti tesori e non ve ne accorgete. Solo se vi venissero a mancare, vi rendereste conto di quale sia la vera ricchezza. La vera ricchezza non sono i beni materiali, è tutt'altra cosa, è il dono della vita, questa è la vera ricchezza. Quindi apprezziamo ciò che abbiamo, le mani, il cuore, la mente, le gambe. Le mani servono per lavorare, ma anche per aiutare, il cuore batte per vivere, ma anche per amare e così via. Facciamone buon uso, perché non ci appartengono, sono un dono. Oh, Seba, 3 con me non lo posso chiedere, sono 3D. Sofia, Francesca, Roberta, Emma, Gabriele, Raffaella, Alessio. Sopra la capra, sotto la panca. Sopra la panca, sopra la panca. 33 trentini entrarono. No, no, com'è? Dopo la scuola mi piace uscire fuori. Balcone? No, no, in giardino. Io dopo la scuola. In realtà chiedo il nome dei lavoratori che stanno aggiustando la scuola con la mia amica. Aiutami a sparire come cenere. Non mi viene più in mente. Non seguo molto Sanremo. I'm invincible. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable. Basta, basta. Grazie. Canzone ce l'hai? No. La poesia, no, la poesia? Niente. Niente. Il piatto italo-giapponese, tiramisushi. Cosa si dicono due monaci rapper?
Bella frate! Mamma dice a Pierino: Pierino, lo sai che oggi è morto il venditore di CD? E Pierino dice: ci dispiace! Sapete cosa ci fa una TV nel mare? Va in onda. Tuo animale preferito? La rana. La rana? La rana? Sto originale. Capibara. Ho scelto il laboratorio di cinema perché mi piacciono i film e volevo sapere come era fatto. Ho scelto il laboratorio di cinema perché fin da quando ero piccola mi piace recitare, quindi volevo provare questa esperienza. Ho scelto io perché mi piacerebbe fare l'esperienza di creare un film, di essere protagonista di un film. Ho scelto il laboratorio di cinema perché ho sempre adorato recitare sin da piccolo e mi piacerebbe diventare da grande un attore o anche un doppiatore, non sarebbe male. Perché ho sempre sognato appunto di fare l'attrice e di stare sul campo da registratore. Ho scelto il laboratorio di cinema perché sono sempre piaciuti i film, volevo sempre provare l'esperienza. Perché mi piace recitare. Mi piace interpretare qualcuno di importante che comunque partecipa per fare un film, un cortometraggio. Da grande vorrei fare o il militare o l'ingegnere. Da grande voglio fare l'ingegnere. La maestra. L'attrice. Da grande vorrei fare l'attrice. L'attore. Attrice comica. Ciao! Ciao! Ciao. 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 Si gira.